Hashtag consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. C'è tempo fino al 2 novembre prossimo per entrare nelle stanze espositive di Palazzo Trentini e lasciarsi sorprendere dalle straordinarie tele di Pier Augusto Breccia e di Adriano Fida in una rassegna di grande impatto scenico ed espressivo voluta dalla Presidenza del Consiglio Provinciale. Opere originalissime di enorme formato per l'artista di origini trentine Breccia, pittura ispirata ai classici e reinterpretata in chiave moderna per il calabrese Fida, due narrazioni artistiche accomunate da una costante ricerca di indagine interiore, di spiritualità e di visione. A Palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, fino al 2 novembre prossimo, chiuso il sabato pomeriggio e nei giorni festivi, ingresso libero. Valorizzare l'agricoltura di montagna attraverso il riconoscimento del Maso Agricolo Trentino e favorire l'interscambio e reciproco arricchimento di studenti ed agricoltori con percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono questi i due principali obiettivi del testo unificato dei disegni di legge di Graziano Lozer e Lorenzo Baratter, licenziato dalla seconda commissione permanente di Luca Giuliani, che prima di esprimersi ha ascoltato numerosi soggetti del mondo dell'agricoltura, allevatori e vignaioli. Prossimi passaggi in Consiglio Provinciale per l'approvazione e quindi in Giunta Provinciale, alla quale spetta l'elaborazione del regolamento attuativo, cui sono demandati numerosi aspetti delle norme.